Bentrovati amici scommettitori nell'angolo della schedina vincente. Andiamo a vedere la scorsa settimana, ci siamo avvicinati veramente tanto. Peccato che la sfortuna ci abbia assistiti fino al 94esimo minuto, dove a Monza è stato assegnato il rigore che ci è costato la vittoria. Ma non demordiamo e continuiamo con l'analisi di questo campionato tanto avvincente quanto imprevedibile. 18esima giornata che vede protagoniste Ascoli-Cremonese. Sono due squadre dagli umori differenti e anche dagli obiettivi differenti. In particolar modo nell'ultimo turno l'Ascoli è caduto sul campo del Cittadella, mentre la Cremonese continua a collezionare sorrisi, soddisfazioni e punti importanti. A mio avviso alla Cremonese piace molto la Calabria, perché nelle trasferte abbiamo due vittorie contro la Regina e contro anche il nostro Cosenza. Pertanto il mio pronostico per questa partita è un x2 con Overino, con quota 1,88. Andiamo avanti, Como-Regina. Il Como è undicesimo con 21 punti in classifica per il momento ed è reduce da una vittoria sofferta col Vicenza. Adesso andrà ad ospitare la Regina, che invece sembra purtroppo abbonata alle sconfitte. Estrapolando dalle statistiche, notiamo che nelle ultime 5 partite abbia subito sempre più di un gol, quindi l'idea è che non abbia questa difesa così impeccabile. Il Como sicuramente farà il suo gioco e cercherà di dominare sfruttando quelle che saranno le debolezze di questa squadra avversaria. Il mio pronostico, una quota modesta, è un multigol casa 1-3. Andiamo avanti e andiamo ad analizzare quello che è considerato il match più atteso di questa giornata, che verrà disputato domenica alle 18:30. Parlo proprio di Benevento-Monza. Benevento, quarto in classifica, una bella squadra ben messa in campo che costruisce buon gioco, incontrerà un Monza che però ci sta stupendo sempre di più, perché appunto ha una striscia di risultati comunque alquanto memorabili. Si prospetta una partita che darà spettacolo, quindi ci auguriamo riservi delle sorprese e del calcio spettacolo. Il mio pronostico è questa giocata con l'over, perché è una buona quota, 2,35, è una partita che secondo me appunto si prospetta all'insegna del gol. Dopodiché andiamo a vedere, anche adesso siamo giunti ad analizzare quella, la mia maledetta, che incontrerà il Crotone. Parlo proprio di Crotone-Pordenone. L'orgoglio calabrese mi induce a, non so perché, puntare sulla vittoria del Crotone, o se non proprio sulla sua vittoria, perlomeno su un suo gol, che comunque ha quota 1,30, quindi non è proprio malissimo, anche perché il Crotone è in un tunnel senza uscita, un tunnel dal quale purtroppo veramente non sembra riuscire ad uscire, e quindi questa si prospetta e si palesa essere una partita, un'ultima spiaggia per entrambe le squadre alla caccia di punti. Andiamo a vedere un'altra partita molto interessante, che è Frosinone-Spal. Il Frosinone, dopo una sfilza di pareggi che l'hanno visto protagonista, cade in casa del Monza per quella partita maledetta che ci ha fatto perdere la schedina precedente, esatto, proprio quella. Però, lo vedo come una squadra che si voglia subito rimettere in gioco. Incontra una Spal reduce da una brutta sconfitta interna col Brescia. Per me questa sarà una partita da 1x e gol, perché sono entrambe due squadre che comunque segnano spesso. La mia fiducia va per l'appunto al Frosinone, dato anche il malo modo con cui si è visto strappare una vittoria che sembrava apparentemente blindata. Questi sono i miei pronostici, un occhio qualora volessimo innalzare la nostra quota al Brescia, che giocherà domenica. Penso sarà una vittoria, o se non proprio sicura, una doppia chance per innalzare la nostra quota. Quota totale arriviamo questa settimana a 46, per cui giocate responsabilmente, mi raccomando, e speriamo bene. Viva il lupo come sempre, ci aggiorniamo alla prossima.